vi do il benvenuto a questa giornata sopra la lotta LGBT e le soggettività fuori dall'eteropatriarcato. La formazione verrà tenuta da Mauro, un compagno di Comunia Network. La formazione verterà su quale tipo di anticapitalismo queer può aiutarci a capire come combattere le oppressioni LGBTQ. One solution, Mauro Buscio. One solution, Mauro Buscio. One solution, Mauro Buscio. One solution, Mauro Buscio. Grazie. Love you. Buongiorno a tutte voi favolose compagne. E prima di affrontare l'oppressione delle soggettività LGBTQ e le relazioni tra marxismo, anticapitalismo e queer, credo sia necessario fare alcune definizioni di alcuni concetti che possano servirci per capire la formazione, ma in generale per incrementare le nostre analisi. Il primo termine, il primo concetto che definisco è quello di genere, e utilizzo la definizione che ne dà Lidia Cirillo, ossia genere inteso come il modo in cui in un'epoca, in una società, un gruppo umano vive l'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Questa definizione credo sia azzeccata e interessante, perché in qualche modo ci fa capire come il concetto di genere non è qualcosa di stabile. Il concetto di genere è qualcosa che cambia in base al tempo, in base al contesto storico, politico. Il concetto di genere delle società preindustriali. Ok, il concetto di genere delle società preindustriali non è uguale al concetto di genere di oggi, così come il concetto di genere in Europa oggi non è lo stesso concetto nei paesi latinoamericani. E il modo in cui appunto un gruppo umano vive l'appartenenza all'uno all'altro sesso è scritto, imposto, descritto da un altro concetto e da un'altra definizione che adesso darò, che è quella del patriarcato. Il patriarcato è prima di tutto un sistema di potere. Mica fai un po' più pausa. Allora, il patriarcato è prima di tutto un sistema di potere. Ha un'origine molto lontana. Alcuni studi identificano l'origine del patriarcato con lo spostamento delle prime comunità nomadi ai primi villaggi in cui si sviluppa la società sedentaria, e di conseguenza questo spostamento, la prima divisione del lavoro all'interno delle comunità sedentarie. Adrian Rich nel 1976 definì il patriarcato come il potere dei padri, un sistema socio-familiare, ideologico, politico, in cui gli uomini con la forza, con la repressione diretta o attraverso tradizioni, leggi, linguaggio, abitudini, culture, attraverso l'educazione e attraverso la divisione del lavoro, determinano quale ruolo è destinato agli uomini e quale ruolo è destinato alle donne. Il concetto di patriarcato sostanzialmente è un concetto che è legato alla divisione del lavoro ed è un concetto che stimola una visione del mondo attraverso un sistema binario. Ok. Il patriarcato, come tutti i sistemi di potere, ha la capacità di mutare nel tempo. E come tutti i sistemi di potere, tende a mantenere la propria egemonia e quindi a riadattarsi in base al contesto politico, sociale e culturale.
il concetto che lega genere e patriarcato e contribuisce a ridefinire i tre concetti è quello dell'eteronormatività. L'eteronormatività è un prodotto storico e sociale, è un prodotto di controllo delle sessualità e delle pulsioni sessuali che stabilisce a livello simbolico, a livello discorsivo, a livello sociale, l'unica norma sessuale accettata, quella dell'eterosessualità. William Reich, Foucault, per ultimo, Preciado, ultimamente, analizzano il significato di questo controllo delle pulsioni sessuali e della sessualità e definiscono il dominio dell'eterosessualità come quel momento in cui si riproduce il dominio sia del binarismo di genere sia del controllo maschile sulla società. La cellula più piccola ma di massima resistenza che tiene salva in qualche modo l'egemonia del patriarcato è quella della famiglia. La famiglia in qualsiasi momento storico e in qualsiasi contesto ha assolto il compito di mantenere gli esseri umani divisi tra maschi e femmine eterosessuali. La famiglia ha assolto il compito di educare i figli e le figlie mantenendo la divisione dei ruoli ed educando i figli e le figlie ad essere maschi e femmine eterosessuali. Gay, lesbiche, transessuali, travestite, intersessuati, atti sessuali anali, sadomasochismo, feticismo, le sessualità delle sex workers in qualche modo sono state sempre represse perché fuori dalla norma eterosessuale. Perché è qualcosa che ha sempre minato alla divisione di genere e alla sessualità riproduttiva. Il patriarcato è riuscito ad adattarsi perfettamente con l'avvento del capitalismo. Il patriarcato con l'avvento del capitalismo ha ridefinito alcuni generi e ha ridefinito la produzione e la riproduzione della sessualità. Engels, nell'Origine della famiglia, intuì che la produzione e la riproduzione della vita immediata si compone di due aspetti: la produzione dei mezzi di esistenza e la produzione degli esseri umani stessi. Questa intuizione, in qualche modo, fu uno dei primi tentativi che il marxismo propose per leggere l'intersezionalità tra il genere e la classe. Fu solo un'intuizione, perché successivamente non fu approfondita e le categorie del marxismo rimasero in qualche modo sex blind. Il Novecento in particolare ha visto intellettuali marxisti approfondire questa categoria, ma ciò che credo sia importante e più interessante per noi oggi è capire il contributo che i movimenti femministi e i movimenti LGBTQ hanno dato. Sì. Negli anni 70 i movimenti femministi prima e il movimento di liberazione omosessuale dopo diede un contributo enorme perché politicizzarono il sesso.
politicizzarono le relazioni personali e le forme di convivenza. E così facendo sessualizzarono non solo la lettura politica, ma anche il fare politica. Nel 1969, il lancio di quella bottiglia da parte di Silvia Rivera, una trans, contro l'ennesima violenza della polizia, contro i locali gay, non fu solo l'inizio di un riot che durò più di 3 settimane, ma fu qualcosa di molto di più. Con il lancio di quella bottiglia e con i riot che ne seguirono, si creò qualcosa in quelle strade. Si creò la visibilità delle soggettività LGBT e si creò un'alleanza importantissima, quella tra gli studenti e la comunità afroamericana, che insieme scesero in strada e insieme per alcuni giorni riuscirono a bloccare completamente il quartiere intorno al bar dello Stonewall. In qualche modo questi soggetti in strada rappresentavano un'unione degli esclusi e degli oppressi, esclusi non solo dallo Stato, dal patriarcato e dalla società, ma esclusi anche dalla politica. I movimenti degli anni 70 non denunciarono soltanto l'omofobia dello Stato borghese e della vita borghese, ma fecero qualcosa di molto più importante. Il primo movimento di liberazione omosessuale denunciò anche l'omofobia dei paesi a socialismo reale. Gli anni 70 ci consegnano uno slogan che tutti gli anni in questo campeggio noi ripetiamo: che la rivoluzione sarà sessuale o non sarà. Ed è uno slogan non solo anticapitalista, non solo antipatriarcale, ma uno slogan soprattutto antistalinista. Con i contributi degli anni 70 si misero in discussione le categorie marxiste di lettura della società e si sottolineò l'importanza di affiancare a queste categorie i contributi, le analisi e le pratiche femministe e LGBT. Perché quello che veniva sottolineato è che il patriarcato in tutti i casi resiste alle forme di cambiamento economico. Il patriarcato si adatta a qualsiasi forma di sistema. E solamente la messa in discussione delle nostre abitudini, della nostra cultura, dei nostri linguaggi, delle nostre affettività possono sconfiggere il patriarcato. I movimenti degli anni 70 sessualizzarono la politica e sessualizzarono il marxismo. Ma dopo gli anni 70 questi movimenti cambiarono rotta, perché l'Europa, il Nord America, furono colpiti da qualcosa che determinò il cambiamento dei movimenti, che aprì la strada per l'istituzionalizzazione di questi movimenti. L'avvento dell'AIDS e lo stigma che la società impose sui corpi, sul contatto tra i corpi e sulla sessualità, ridefinì completamente la lotta LGBT e la lotta per la liberazione sessuale.
In questo modo parte del movimento sentì l'esigenza di cambiare un linguaggio, di cercare di risolvere alcuni problemi reali, concreti, che stavano decimando la vita degli attivisti e delle attiviste LGBT e della comunità LGBT tutta. Se fino ad allora il movimento di liberazione omosessuale aveva come obiettivo la rivoluzione sessuale e l'abbattimento della società e della vita borghese, con l'avvento dell'AIDS la necessità fu quella di creare inclusione. La necessità fu quella, cioè, di trovare dei miglioramenti delle condizioni di vita. Prima di tutto per gli attivisti e le attiviste stesse e per tutta la comunità. La teoria queer non a caso nasce negli anni 90. Nasce per opera di due intellettuali, Teresa De Lauretis e Judith Butler, ma nasce soprattutto come una risposta diversa post-AIDS. La teoria queer nasce con la volontà soprattutto di mantenere alta e viva la radicalità del movimento. Fu scelto il termine queer perché rivendicava un termine offensivo, un termine di esclusione, e fu affiancato il termine teoria perché fu coniato in ambiti universitari e accademici. Mentre il movimento LGBT, in qualche modo istituzionalizzato, aveva iniziato a riconoscere la necessità di diritti di inclusione nella società, la teoria queer si poneva l'obiettivo di decostruire le identità, di decostruire la dicotomia omosessuale-eterosessuale. La teoria queer si pone l'obiettivo, in qualche modo, di destabilizzare le identità, di destabilizzare il genere, le identità di genere e le identità sessuali attraverso pratiche radicali che possano in qualche modo accendere e riaccendere l'intera radicalità del movimento LGBT. La teoria queer dimentica Marx, in qualche modo, trova le sue basi in Foucault, Deleuze, Derrida e pone l'accento su tutte le sessualità e le identità tenute ai margini dalla norma. La teoria queer pone un accento teorico di studio e di analisi sulle soggettività dal genere non conforme, sulle soggettività che non si riconoscono nel binarismo, sui soggetti intersessuati e sui soggetti transgender, e pone anche l'accento sulle relazioni non monogame, affettive o sessuali che siano. La teoria queer da metà degli anni 90 fino alla fine degli anni 90
da quando cioè da teoria iniziò a farsi anche pratica, trovò degli alleati. Ci fu spesso una convergenza tra il queer e la lotta da parte delle soggettività trans e lesbiche nel denunciare la mascolinità e il machismo all'interno dello stesso movimento LGBT. Ma in particolare la teoria queer denunciava il fatto che il movimento LGBT il linguaggio che ormai stava adottando non avrebbe portato nessun tipo di liberazione reale. Okay. La teoria queer pone al centro dell'analisi e della teoria l'intersezionalità e la necessità di una lettura intersezionale, ossia di una lettura che riesca a individuare le condizioni degli individui a partire dall'intersezione delle diverse condizioni. Una lettura che lega cioè classe, genere, sessualità, razza, per cercare di capire meglio in che tipo di situazioni vivono i soggetti. La teoria qui si è sviluppata dagli anni 90 e continua a svilupparsi oggi e ci pone alcuni interrogativi. Credo che l'interrogativo più importante per noi sia quello di capire se la teoria queer può in qualche modo dare e darci delle risposte. Può darci quelle risposte di cui abbiamo bisogno per capire una situazione difficile e completamente diversa rispetto a quella degli anni 70. Completamente diversa rispetto a quella in cui sono nati i movimenti LGBT e femministi. Il capitalismo è il primo sistema economico che si estende completamente su tutto il globo. Ed è un sistema che abbiamo visto fa i conti e resiste sia con le sue crisi economiche interne, ma sia con le sue forze politiche interne. Il capitalismo ha un solo obiettivo, che è quello di fare profitto maggiore con il minore investimento possibile. E di farlo mantenendo la propria egemonia. Le forze interne, la storia del patriarcato, le relazioni imperialiste rendono sessuata e genderizzata la produzione e la ricerca del profitto, perché regolamentano non solo la ricerca del profitto, ma anche le oppressioni e le gerarchie di controllo interne a questa ricerca. Per raffigurare la situazione attuale e la relazione tra sessualità, genere e capitalismo, parto da tre esempi. Il primo è quello del referendum del 2015 in Irlanda, con il quale è stato introdotto il matrimonio omosessuale all'interno della Costituzione.
È un caso interessante perché la campagna che è stata portata avanti per il riconoscimento di questo diritto è stata una campagna fortemente filo-europeista. Una campagna che sottolineava la necessità di questo diritto per accostare l'Irlanda ai paesi del nord Europa. È un esempio interessante anche perché l'Irlanda è un paese cattolico, da una cultura fortemente cattolica. Ed è interessante perché il referendum fu vinto e al tempo stesso però in Irlanda rimane l'aborto illegale. Il secondo caso è quello degli Stati Uniti. L'anno scorso la Corte Suprema americana ha dichiarato diritto costituzionale il diritto al matrimonio omosessuale. E la giustificazione che ne fu data fu quella di dover riconoscere la famiglia come pietra miliare dell'ordine sociale americano. Il terzo caso invece fa riferimento al tragico attentato di Orlando dello scorso mese. Dopo l'attentato abbiamo assistito da parte di tutto il mondo politico e anche da parte del mondo politico di destra e dell'estrema destra occidentale il cordoglio verso la comunità LGBT e la rinnovata forza e volontà di combattere l'Islam in difesa degli omosessuali e delle lesbiche. Questa fu la dichiarazione di Trump. Questi tre esempi ci fanno capire che in qualche modo il capitalismo oggi ha sviluppato una capacità maggiore di far convivere al suo interno contraddizioni enormi. Cogliere queste contraddizioni e le cause e gli effetti di tali contraddizioni è il compito storico dei rivoluzionari. I tre esempi individuano in qualche modo due macro fenomeni che negli ultimi 10 anni si stanno sviluppando nei paesi a capitalismo avanzato. Il primo fenomeno è la formazione di una classe media gay e in alcuni casi lesbica. Una classe caratterizzata da un determinato standard di vita, caratterizzata da alcune forme di consumo, una classe media gay e lesbica che si è caratterizzata come la facciata rispettabile, integrabile della comunità LGBT. Questa faccia rispettabile, integrabile, ovviamente è a discapito dell'esclusione di altri, di alcuni. Questa formazione di questa classe media gay ha creato una nuova norma, quella dell'omonormatività, che insieme all'eteronormatività indica quali sono i nuovi canoni di bellezza, di sessualità, di stili e progetti di vita. Il capitalismo ha aperto uno spazio pur di mantenere stabile la necessità della famiglia e di quel nucleo, ha aperto uno spazio anche per le famiglie non eterosessuali.
il discorso che passa, che stanno facendo passare, è che i cittadini modelli di oggi sono cittadini che producono e consumano, che creano famiglie e che vivono secondo i canoni dell'amore coniugale, sia esso un amore eterosessuale o omosessuale. Il resto viene completamente escluso. Mediazione che facilita la creazione di questa omonormatività è rintracciabile soprattutto nel mercato più che nella politica istituzionale, perché lega orientamento sessuale al consumo, alla produzione e alla creazione di famiglie. Il secondo fenomeno è che proprio a partire da queste nuove forme di identità sessuali omonormate, il potere in qualche modo riesce a cooptare e a strumentalizzarle per progetti politici nazionalisti o razzisti. Nel 2002 la difesa israeliana pubblicò l'immagine di due soldati israeliani che si tenevano per mano. In qualche modo rappresentava quell'immagine, rappresentava quell'immagine di quell'omo nazionalismo che si sarebbe poi diffuso in tutti i paesi a capitalismo avanzato, ossia un senso di appartenenza da parte di gay e lesbiche allo Stato e alla difesa che lo Stato assicura. All'omo nazionalismo si affianca il pinkwashing, l'arruolamento della tematica gay per finalità politiche, prassi che alcune destre applicano da molti anni. I Paesi Bassi da anni ormai utilizzano la questione dell'omosessualità come strumento per politiche antimigratorie, nella difesa di una democrazia olandese minacciata dall'immigrazione e di un'incompatibilità tra l'Islam, l'immigrazione e la democrazia e la civiltà olandese. Questo discorso si sta diffondendo sempre di più e si diffonde anche laddove la politica non riconosce i diritti alle coppie LGBT e si diffonde anche laddove la politica non riconosce i diritti per la comunità LGBT. Il discorso politico che si sta diffondendo è che chi difende i gay e la famiglia gay è più civile e democratico di altri. Questi due fenomeni fanno ovviamente conto con le differenze politiche e culturali dei singoli stati, ma in qualche modo individuano una tendenza della politica neoliberale nei confronti delle sessualità e del genere.
La teoria queer pone alcuni strumenti per combattere questi fenomeni. Alla teoria queer dobbiamo in qualche modo l'individuazione di alcuni fenomeni che ho citato precedentemente. Ma credo che quello che dobbiamo fare è capire se effettivamente la teoria queer e le pratiche queer possano dare un contributo effettivo per la lotta e l'emancipazione delle soggettività LGBT all'interno di questo contesto. I limiti maggiori che riscontriamo della teoria queer sono quello di porre la lettura intersezionale delle soggettività senza porre però un obiettivo a questa lettura, con il rischio quindi di produrre infinite frammentazioni. Un altro limite della teoria queer è la descrizione di alcuni processi e dei processi delle sessualità senza però una contestualizzazione di questi processi a livello storico, senza cioè una contestualizzazione in un contesto materialista in cui questi fenomeni si sviluppano. La teoria queer tralascia le condizioni materiali delle soggettività LGBT. Questa teoria propone alcune soluzioni di liberazione individuali e individualistiche, quali la sperimentazione, la performazione dei corpi, la sperimentazione di affettività aperte e non monogame. Ma dimentica però di porre degli strumenti e di puntare il dito contro i meccanismi di poteri esterni dall'individuo. Dimentica in qualche modo che quando parliamo di una cultura omofoba e sessista radicata all'interno di tutti noi, esistono delle istituzioni con nomi, cognomi, storie, linguaggi che determinano quella cultura, quell'omofobia e quel sessismo. La messa in discussione individuale è centrale e importantissima, ma il queer dimentica completamente le istituzioni del potere esterno. La messa in discussione individuale della sessualità e delle relazioni è importantissima, ma il queer dimentica completamente le istituzioni esterne del potere. Un legame con il marxismo rivoluzionario da parte del queer è possibile e utile laddove venga proposta una lettura materialista delle condizioni delle soggettività LGBT. Un'unione tra marxismo e queer è possibile
laddove il queer riesca a essere declinato in una pratica reale e in una pratica effettiva di messa in discussione dei dispositivi del potere. Un'unione tra marxismo e queer è possibile laddove noi decidiamo di stare a fianco delle battaglie del movimento LGBT, tutto il movimento LGBT, e decidiamo di combattere per l'autodeterminazione e per i diritti delle identità oppresse, tenendo sempre alto però l'obiettivo finale di messa in discussione della famiglia e di qualsiasi norma sessuale. Dobbiamo mettere in pratica il materialismo, il marxismo, affiancarlo al femminismo e affiancarlo al queer, superando le contraddizioni e cercando di produrre pratiche di aggregazione, linguaggi semplici, pratiche che parlano a quel settore della classe a cui vogliamo rivolgerci. Un anticapitalismo queer è possibile qualora con il queer non intendiamo un'anti-identità, ma anzi un'identità politica. Un anticapitalismo queer è necessario, a partire però anche dalla consapevolezza che il superamento del capitalismo è una condizione necessaria per qualsiasi ipotesi di liberazione. L'anticapitalismo queer può essere un progetto politico di liberazione qualora punti al superamento del genere e dell'identità sessuale a partire però dalla decostruzione di quelle condizioni materiali che determinano quel genere e quelle identità sessuali. Finché le relazioni familiari e affettive rimarranno responsabili del ruolo di riproduzione sociale all'interno delle società capitalistiche, qualsiasi forma di famiglia o relazione affettiva duratura sarà soggetta alle limitazioni oggettive imposte dall'accumulazione capitalistica. Cinzia Ruzza, nelle relazioni pericolose, scrive che il queer vuole decostruire il genere come il socialismo vuole decostruire la classe. Così come il socialismo punta al superamento della divisione in classi, così il queer mira al superamento del genere. Il compito nostro quindi è di trovare le contraddizioni del sistema da cui partire per costruire la strada che porterà alla rivoluzione per il superamento delle classi e dei generi. Grazie. Okay.
Mentre pensate ai vostri interventi, vi do quattro comunicazioni sulla giornata. Ok, ci sono stati dei cambi di programma. Appena finisce la formazione, alle 10.45, non ci sarà lo spazio donne, ma lo spazio LGBT, per poter preparare la giornata e la festa. Lo spazio donne si riunirà alle 17.30. Inoltre, alle 14.30, qui al forum, ci sarà una riunione dei soggetti con disabilità. Ok. Poi, sono stati ritrovati due zaini con dentro dei soldi, cose di valore, che stanno qui da me. Uno è di Damien Julien, non so bene, un compagno francese sicuramente, e c'è qua il suo zaino, e l'altro è questo, quindi a fine formazione ve lo potete prendere. Ok, stasera, ok, stasera contemporaneamente alla festa LGBT qui al forum ci sarà la proiezione del film Pride, un film meraviglioso. Vi consiglio di partecipare alla festa, ma se proprio non vi va di partecipare alla festa, guardate il film Pride, perché è un film che tratta dell'intersezionalità, delle lotte fra soggetti LGBT e lavoratori. E inoltre alcuni compagni mo adulti della quarta a suo tempo parteciparono a questa lotta, a queste lotte.